Salve a tutti ragazzi, Let It Die, ok, ci siamo ritornati. Cioè, non è che io ho smesso perché sto facendo la serie su Horizon, no, io sto continuando, in effetti sto con un nuovo bot, Elizabeth. E poi vi farò vedere la sala attesa, ho preso un altro bot in difesa, però ragazzi, solo con il pass express se riesci a accumulare monete facendo farmando per i piani, perché io sto farmando. Adesso sono venuto qua per recuperare, spero, il mio bot. Mi attaccano uguale, cioè è difficile accumulare monete non collegandosi o non facendo i raid, perché costa un botto l'ascensore. No, stavo pensando, magari se uno va solo ai piani bassi costate meno, però non so quante monete hanno fatto, no? Perché io vado più o meno sempre intorno a Kamoto, Ukoaka, Ngaoka, e recupero molti materiali, poi farò vedere le armi che ho preso, e mi costa un botto, dicevo, però non ho mai provato a fare solo il primo piano, o il secondo al massimo, e vedere quante monete mi danno facendo solo quello. Non lo so, devo provare. Ci ho giocato molto, anche se non ho registrato, però ho detto, guarda, visto che comunque sembra, se no la serie è ferma, vi faccio vedere adesso che sto andando cercando di recuperare con questo mio nuovo bot il mio personaggio, perché costa troppo a monete. Vi farò vedere le armi, cosa ho sbloccato, e poi, beh, speriamo, vediamo un po' di non morire. Per adesso è una settimana che gioco senza registrare, è andata bene. Ma ci vuole un sacco di tempo, ragazzi. Cioè, diventa frustrante la cosa. Va bene, allora, quindi ho deciso, ok, vai, facciamoci un episodio sul farming e il crafting. Ok, come a me non piace, però almeno do l'idea che la sto continuando, sto continuando, quindi. Ok. Io direi di far così. Così attiriamo anche l'attenzione di qualcuno. Nessuno. Pieno di sti cacchio di... Ci rimangiamo così facciamo punto esperienza. Questo lo prendiamo. Ehi, ehi, dai. Che pizza. È pieno qua di sti ciaffi. Vabbè. Credo che il prossimo mi avvelenerà. Dobbiamo far così. Anche se io con questi fuochi non riesco. Adesso poi funziona. Vabbè, prendiamolo. C'è un silenzio di tomba. Di Alberto. Un silenzio di Alberto. Niente, c'è niente. Non sento neanche schiamazzi, urla. Niente. Vomiti. Niente, niente, c'è nessuno. Ne ho 4 adesso de bot, se non sbaglio, a difesa della sala, ma io ragazzi ho notato che non si sfugge, no? Viene attaccato lo stesso, tanto c'è gente di livelli improponibili che anche se sei in 4 riescono a battere i tuoi bot, nonostante io abbia preso la lancia a sparachiodi, che è un'arma veramente che sta nel culo, proprio detto, un'arma veramente che rompe le scatole, e nonostante io abbia un bot con quello, comunque la gente riesce tranquillamente... E vabbè, che vedevo di... Riesco ovviamente a razziarmi, cioè non riesco a accumulare monete non giocando. Cioè devo giocare e... è dura. Perché finché si tratta di materiale va bene, piano piano ci si arriva, ma le monete non si riesce, bisogna star lì a fare raid, perché è rompere scatole far raid, perché diciamoci la verità, non c'è niente di... Ecco, trappolone... Vabbè, usiamo questo. Eh,
Vabbè, però. Ah, ma sei tu. Ma guarda che roba. Bene. Via, 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 via. Se magari riesco a selezionarlo, ecco, ok. Vai, fa quello. Moveset, moveset, non ricordo il moveset. E sta bestia. Via, via, via. No. Ce la facciamo finita? Muore. Oh. Oh, alleluia. Tutto per quanto? Per 600 monete, capito? Vabbè. Qua c'è il trappolone, non me lo ricordavo, eh. È il trappolone. A te mette magno. Sì, lo so, l'attacchi furia, quelli l'ho già detto prima una volta, l'utilizzo solo quando c'è un sacco di persone che mi rompono le scatole. Ecco. Vabbè. Ok. Prendiamo questa roba qui, qua. Ci sono tremendi. Vai. Però io non trovo no, di qua. Non riesco a trovare. Dov'è il mio bot? Ok, si comincia a sentire schiamazzi. Il problema è che se me lo uccidono loro non riesco a recuperarlo. Ecco. Porca puzzona. Non ci sono loro. Come faccio? Niente, provo a ricaricare l'aria e sperare che. Ecco. Tu una lua al coltellino. Ok. Sì, sono a mani nude, senza armatura, perché devo mantenere. Devo sprecare soldi, perché sennò ragazzi sarei anghirlato. Dai, muorici. Mamma mia, ma quanto sei duro. Ok, niente, io continuiamo, però non sono riuscito a recuperare. Ci sono riuscito. Capito. Bene. Allora, continuiamo perché mi serve i materiali e monete. Quindi.
Vabbè, questo danno un sacco di monete. Un sacco. 600. Un sacco è una parola grossa. 600. Sempre meglio dei funghi che torna a 10 monete d'oro. Chi è che mi ha visto? Ah, tu. Se torna su, qua ci penso io a te. Lasciare un altro. Dove sei? No, ho sbagliato tasto. Mamma mia. Vieni qua. Vai, a casa. Prendiamo, tutto fa brodo. Poi avevo visto qualcosa qua. Ok, lui se ci riusciamo lo uccidiamo così. Ciao, ma anche perché ha il macete. Ma guardate. Guardate il danno che non faccio. Dai. Bravo, fai questo attacco, eh. Possiamo... Sì, possiamo metterlo qua. No, qua c'è qualcuno dentro o c'è solo dinero? Dinero. E ho fatto 3000... Guardate, ho fatto 4000 monete fino adesso, in questo livello. Che io 4000 monete le fai se trovi qualcuno in un raid di un minuto e qualcosa. Faccio polemica. Polemizzo. Lo smilzo. Facciamo polemica. Sempre e comunque. Ok. Oh, tra l'altro che questa cosa che mi uccidono il bot non riesco a prenderlo, veramente mi fa girare veramente di zebedei. Credo che sia ora di ritornare. Andiamo in sala d'attesa e poi risaliamo. Ci riproviamo a prendere il bot qui? Ci riproviamo. Se magari cambia configurazione la stanza e lo trovo che sta da solo, ci potrei riuscire. Che se no viene massacrato ripetutamente ogni volta. Ma si va. No, ma di qua non c'è nulla. Ah, questo mi serve. Ah, no. Ma qua. Ok, andiamo a vedere di qua. Giusto per materiali e monete, eh? No, non c'è niente. Ok, va bene. Però potrei andare a Nora e provare a prendere Chitose. E ci proviamo. Come siamo messi a risorse? Vabbè, le armi. No, vabbè. A parte che non lo pago adesso col pass express, quindi direi andiamo in sala d'attesa, va. Perché non Nora, devo andare fin là.
E non sono attrezzato per farlo. Ci attrezziamo un po'. Io so, ho sentito un trapano, eh. Io spero che non inizino i lavori. Perché se no devo smettere di registrare e riprendere la prossima volta. Spero no, no. A parte questo episodio non volevo che fosse molto lungo. Quindi se sentite un taglio è perché ho fermato e poi riprendo immediatamente. Per voi non passa niente, come al solito, quando io taglio. Passa un secondo. Qui adesso io comunque taglio perché l'ascensore, quindi ci siamo in caso in sala d'attesa. Ok? A dopo. Ok, rieccoci in sala d'attesa. Ricopriamo tutto. Ok, andiamo a aumentare il livello. Siamo sempre un punticino per ogni stats. La fortuna, se proprio ne abbiamo bisogno, l'aumenteremo. Ok. Oh, adesso posso farvi vedere anche le cose che ho accumulato. Oh, it's you. Vedete? Questo machete qui, questo più 2, il guanto che avvelena, la spada, questo ce l'avevo già, questo più 2, il fucile a cecchino che costa un botto 10.000 monete, mamma mia. Vediamo se c'è qualcosa da potenziare. No, una cippa di armi. Che pizza. Vendiamo. Allora. No, mantello. Mantello può far comodo, eh. Questi fanno comodo per il boss. Via. Però non c'ho più posto per i materiali. Questo è un problema. Come back anytime. Quanto costa il ripostiglio? No, dov'era? Qua. Ah, per il scrigno. Ah, due di quelle monete. Maledetti, maledetti. Allora, vediamo. Usiamole. Usiamo le risorse. Welcome. Facciamo questo. Let's take a look. Bello il cono che ho ancora più risorse. Cioè, difende più di questi. Un casco questo tipo alla Fallout New Vegas. Per forza. Let's take a look. Non c'è. Facciamo quest'altra e ciao. This one looks worthwhile. Cosa possiamo acquistare? Questo 10 monete. Ma 10.000 monete, 10.000 ragazzi! Acquistiamo questo. No, no, mettiamo da Come parte back il anytime. dinero. Mettiamo da parte il dinero. Porca zozza. Cioè, veramente frustrante sta cosa. Proviamo a vendere qualcosa che ne abbiamo veramente in eccesso, eh. Magari entro stamattina, eh? Oi. Dai. I'm stronger than you.
buonanotte. Ma ragazzi, si è bloccato. Ragazzi, taglio. Ce l'abbiamo fatta, eh. Cioè, ho dovuto riavviare il router. Cioè, rendiamoci conto, eh. Rendiamoci conto. No, io volevo vedere le cose da vendere. Questa sera non riesco a fare degli episodi continui senza interruzioni, senza casini, eh. Rendiamoci conto, dico sempre rendiamoci conto, ma è una verità. Allora, cos'è che ho? Dov'è che ho un fottio di roba? Tipo questi. Thanks. Certo che li potevano mettere in ordine. Thanks. Thanks. Beh. Dai, su. Come back anytime. Questo potrebbe far comodo contro il boss. Ok. Ci riproviamo. A recuperare quel maledetto bot. Questo lo... Ok. Daida. Spero che la configurazione adesso mi porti più fortuna, porcaccia miseria. Perché se me lo mette sempre lì non recupererò mai. Dovrò accumulare monete, cosa che è impossibile perché fra poco l'episodio finisce, quindi lascio stare, non mi ricollegherò più per un po'. E verrò razziato e quindi quando ritornerò non avrò più le 20.000 monete, anche se questa cosa non ho capito quanto viene, in che percentuale. Vabbè, comunque sicuramente non avrò le 20 monete accumulate, quindi ciccia. Devo stare lì a rompermi le scatole a fare raid. Grazie. Ok, vai alla riscossa. Perché poi rischio di perdere questo del bot, sì. Ecco. Vabbè, grazie. Me l'hanno riuccisa. Cioè, me l'hanno riuccisa. Non è possibile. Vabbè. Per forza. Vabbè, la ricarico, ragazzi. Please state your desired floor. A dopo. Going down. Stiamo risalendo. Ma se non avessi il pass express sarebbero monete gettate al vento. Che pizza. Lo so, io... mi lamento. Giustamente mi lamento, perché... Voi che non fate una serie, ma la potete prendere con calma. Dici, vabbè, dai, ci ritorno fra qualche tempo, chi se ne frega. E io qua... cioè, sono bloccato. Qui trapanano, quindi sicuramente se sentite che chiudo il microfono è perché stanno trapanando. Non voglio rompervi le orecchie. Adesso noi ci riproviamo e poi... Tanto questo episodio sarà più corto del solito. E poi rischio di farmi uccidere. No, non me la uccidete. Morire, devo dire a prendere, dove sei? Vabbè. Guardate, sono morto. Welcome back. So what do you think about our insurance offer now?
ripetuto una serie di parolacce e imprecazioni all'interno del mio corpo. Cercherò di non manifestarle a voi. In questa serie, nell'attesa di scegliere fra un yes e un no, passerò da uno stato di assoluta calma ad uno stato di assolutissimissimissimissima calma, per evitare di mostrarvi la parte peggiore di me. Ma porca di quella, ma io... Ma avete visto? Non lo puoi recuperare, come fai a recuperare il tuo bot? È impossibile. Cioè, sei costretto di corsa ad andarlo a salvare. Poi vabbè, poi sta cosa che prendi due colpi, un colpo di macete ti stordisce. Cioè no, prendi un colpo, ti stannocca, il secondo colpo ti stordisce, il terzo ti uccide. Come faccio? Cioè, per forza. Per forza. Ne perdo un altro? No. Now then, let's bring you back to life, shall we? Ma è incredibile. È incredibile sta cosa. Eccola. La sbronza. Ah, però lei non si stordisce, eh? E muori. Adesso ci penso io a voi. Poi mi è sicuramente me l'hanno uccisa, ma per forza me l'hanno uccisa. Quanti di voi si incazzano come me? Immagino che voi che non registrate. Beh. Ah. Vieni su, va. Meglio cazzotti questo col macete. No, no! Muori. Ecco. Quando muori? Your death was totally gruesome. Oh, ma va a cagare, va. That's too bad. Cioè, impossibile. Dai, vabbè, ragazzi, cioè vabbè. I understand.